Pace a te, volevo condividere un verso che si trova nella lettera di Paolo agli Efesini al capitolo 5, nello specifico il verso 15 che dice così: guardate dunque con diligenza a come vi comportate, non da stolti ma da saggi, recuperando il tempo, perché i giorni sono malvagi, perciò non agite con leggerezza ma cercate di ben capire quale sia la volontà di Dio. La riflessione che volevo condividere trova fondamento proprio nell'espressione recuperando il tempo. Lo sappiamo, gli esseri viventi, ma anche le cose materiali, si trovano a dover fare i conti con una realtà inesorabile. Questa realtà è il trascorrere del tempo. Il passaggio dell'essere umano sulla Terra è un passaggio a termine, ma anche le cose materiali si trovano a dover fare i conti con l'usura. Quindi possiamo tranquillamente affermare che tutto ciò che è in essere sulla Terra non è eterno, ma prima o poi avrà fine. Questo non ci deve, a mio avviso, spaventare, anzi deve servirci come monito, deve aiutarci a diventare più diligenti nella gestione dei nostri impegni. Impegni che possono essere di vario genere, possono riguardare varie aree della nostra vita. Mi vengono in mente gli impegni più classici, quindi gli impegni scolastici, gli impegni lavorativi, gli impegni di famiglia. Molto spesso il tempo corre così velocemente che neanche ce ne accorgiamo. Non so se vi è mai capitato di fare. Se vi è mai capitato di fare questa esperienza. A me è capitato, ad esempio, qualche giorno fa di vedere un video che si riferiva ad un'attività che avevo svolto 12 anni fa. E mi ha sorpreso vedere che fosse passato così tanto tempo da quell'esperienza che ancora ricordavo così bene. Questo mi ha fatto riflettere perché ho capito che diventa importante imparare a gestire le nostre giornate. Dobbiamo sicuramente portare avanti tutti gli impegni che ci siamo presi, le attività che abbiamo deciso di portare a compimento, ma nonostante questo dobbiamo anche trovare il tempo da dedicare alle persone a noi care. Recuperare il tempo a volte è un'espressione che fa riferimento alla nostra volontà di recuperare un'attività che abbiamo lasciato indietro. A volte mi è capitato di affermare devo recuperare il tempo perso, e molto spesso quando appunto pronunciamo una frase di questo genere normalmente a questo segue sempre, posso dire, una più scrupolosa organizzazione, ecco, un'organizzazione tale che si possa riprendere quell'attività che era rimasta indietro per poterla portare a compimento in modo proficuo. Può capitare anche nei rapporti interpersonali che si possa perdere del tempo prezioso. Questo può succedere quando, privilegiando sempre altre attività, mettiamo da parte persone a noi care, familiari, amici, non dedicando a loro il tempo dovuto. Molto spesso, quando ci accorgiamo di aver sbagliato, a volte può essere troppo tardi, perché non dedicando a loro il tempo dovuto, quel rapporto può anche deteriorarsi. Questo può succedere anche con il Signore. È fondamentale per la nostra vita spirituale recuperare del tempo, seppur tra mille impegni da dedicare al Signore. Tempo dove lo possiamo ringraziare per quello che ha già fatto per noi, possiamo parlargli dei nostri problemi spirituali, materiali, meditare la sua parola, e appunto, come abbiamo letto nel verso che vi ho proposto, cercare di ben capire quale sia la volontà del Signore per la nostra vita. Il Signore ci invita a comportarci con diligenza nella gestione del tempo, ad essere saggi in questo. A nessuno di noi piace essere trattati con superficialità, con sufficienza, quindi dobbiamo fare in modo che questo non avvenga per il Signore, salvo poi ricordarci di Lui quando gli eventi della vita ci travolgono.
Eppure il Signore ce lo ricorda in Giovanni 15, dai versi che vanno dall'1 all'8, dove c'è scritto, ve lo riassumo, colui che dimora in me e nel quale io dimoro porta molto frutto. E alla fine conclude, perché senza di me non potete fare nulla. Quindi se hai creduto, sai perfettamente che senza il Signore non puoi fare nulla. Se ti sei accorto che il tuo rapporto con Dio si sta deteriorando perché lo hai relegato ai margini della tua vita, il Signore torna a dirti con amore, ricordati di me. Per cui cogli l'invito, corri ai ripari, recupera il tempo perso, torna ad occuparti del tuo rapporto con Dio. Il Signore sicuramente si può prendere cura di te. Potrei pensare al tuo presente e al tuo futuro con tranquillità, perché laddove tu non puoi controllare le cose, sicuramente il Signore a cui ti sei affidato, non sfugge nulla, è tutto è sotto il suo controllo. Se invece sei tra quelli che ancora non conoscono la grazia di Dio, beh, anche tu hai del tempo perso da recuperare. Chiediti chi sia Cristo, chiediti quale sia il suo piano per la tua vita. Sappi che il Signore ti conosce appieno e non aspetta altro che tu gli chieda di farsi conoscere da te, che tu gli chieda di rivelarsi nella tua vita. Cristo cambierà sicuramente in meglio la tua esistenza. Non importa la situazione in cui versi, potresti trovarti in mezzo ai problemi o potresti anche condurre una vita serena, non importa. Il rapporto con Cristo non è una questione per anziani o per persone con problemi. Certo, il Signore può intervenire puntualmente anche in queste situazioni, ma quello che il Signore vuole, la prima cosa che il Signore vuole per te e per me, è quello di farci grazia, liberandoci da una condanna certa, la condanna che deriva dal nostro peccato. Se farai questo, se cercherai il Signore, sicuramente troverai un padre amorevole, un amico che non delude. Un amico che non tradisce, pronto a prendersi cura di te e, cosa più importante, pronto a farti grazia, concedendoti un avvenire insieme a lui, sia in questa vita terrena ma anche per tutta l'eternità. Per cui, quello che voglio dirti è che mettere la tua vita nelle mani del Signore è la scelta più bella e più coraggiosa che tu possa fare. Il Signore ti benedica. Buona giornata.